Hello, my name is Fox Tech Channel. E qui traduce italiano. Ciao, io sono Fox Tech Channel. Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox. Oggi nuova recensione. Ragazzi, ma voi non avete idea cosa, ragazzi, ho tra le mani. Cioè, c'è tanta di quella tecnologia in questo affarino che voi non avete neanche veramente idea. Perciò, questa è la confezione, ok? Elegante, carinissima. Piccolissimo libricino di istruzione, ragazzi, guardate qui. Come avete letto dal titolo, ragazzi, queste sono delle auricolari Bluetooth, perché ovviamente funzionano via Bluetooth, si collegano con uno smartphone, con un'applicazione dedicata, e ti permetteranno, sì ragazzi, di tradurre qualsiasi cosa, qualsiasi discussione, qualsiasi video, qualsiasi, ragazzi, audio, ok, che sia in inglese, francese, tedesco, online e offline. Cosa sta a significare online e offline? Ragazzi, questi auricolari, per funzionare bene, ok, necessitano dell'applicazione. Applicazione che ora andiamo ad aprire e te la faccio vedere qui nello schermo. Allora, andiamo a fare l'accesso. Per poter utilizzare l'applicazione ovviamente dovete registrarvi. Dopo aver fatto la registrazione andate a mettere username e password e potrete effettuare l'accesso all'applicazione. Fatta l'accesso all'applicazione dovete specificare che tipologia di apparecchio dovete andare ad utilizzare. Nel nostro caso, ragazzi, sono le WT2 Edge, tra parentesi W3. Qui vedi tutti gli accessi, dobbiamo dare accesso al microfono, dobbiamo dare accesso alla memoria, alla geolocalizzazione, e questa è una grande seccatura, ma comunque va bene, se vogliamo utilizzarlo dobbiamo farlo. E questa, ragazzi, è l'applicazione. Come vedete in alto a sinistra ci sono delle icone, sono quelle delle due auricolari. In questo momento sono oscurate perché non sono accese, ok? Lo smartphone non le ha rilevate, perciò non si vedono le immagini. Ok, allora andiamo ora a prelevare la prima auricolare e la seconda. Ora tramite l'app, ok, ha rilevato la prima, ha rilevato anche la seconda. Le appoggiamo qui e allora abbiamo modalità ascolto, modalità altoparlante, modalità tocco e modalità simultanea. Prova ora modalità simultanea. Allora prendiamo sempre una e la mettiamo in posizione. Ok, R e lì, L e qui. Allora, le auricolari hanno, sì, hanno la scritta piccolissima sul corpicino. Successivo, ok, ok. Allora, L italiano, R francese. Perciò, in teoria, allora io intanto cambio e metto inglese. Ok, allora, ora sì. Con il microfono messo vicino si riesce a capire, sta trascrivendo tutto. Allora, questa, ragazzi, è la modalità tocco, ok? In base a chi tocca l'auricolare avrà la precedenza sulla traduzione, ok? Perciò prima di parlare basta cliccare e lui ti dà la precedenza sulla traduzione. Per esempio clicco e dice listening, ascolto, perciò in teoria dovrei parlare inglese perché toccando questa è inglese. Hello, hi, my name is Fox Tech Channel.
Ragazzi, oggi avremo un sottofondo martellante. Purtroppo, ragazzi, ci sono degli operai che stanno facendo dei lavori e questo video per forza di cosa deve uscire oggi. Ci sarà questo sottofondo ogni tanto e va bene. Vi faccio vedere dallo schermo dello smartphone, ok? Dal momento in cui si fa la connessione, avete già visto come fare la connessione tramite Bluetooth delle due auricolari L ed R. Se io vado a prendere le auricolari, si accenderà la luce verde. Nello stesso tempo, sul nostro smartphone, cosa avremo? Avremo l'icona accesa, ok, dell'auricolare, che ci dice appunto che l'auricolare è connessa. Ci dice anche lo stato di carica della batteria, perché ragazzi, ovviamente questi auricolari internamente hanno una batteria litio ioni, che okay, solitamente questa è all'80%, invece l'altra è al 100%. Ora la prendiamo. Eccola qui, R connessa 100%. Bene, come funziona questa applicazione? Come funzionano questi auricolari? Allora, funzionano in due modi sostanziali, online, offline. Online sta a significare che ti serve sempre e comunque la connessione di rete internet. Offline, anche se lo smartphone è disconnesso da internet, non è un problema. Perché? Perché ti sei scaricato dalla sezione dedicata tutti i vari vocabolari, ok? Le varie lingue, c'è per esempio italiano, inglese, inglese, tedesco, italiano, tedesco, cinese, italiano. Però ragazzi, l'unica cosa, l'unico problema è che per scaricare questi vocabolari si deve pagare, ok? Sono a pagamento per l'utilizzo offline. Per l'utilizzo online invece è totalmente gratuito tramite la connessione ad internet, che sia wifi, che sia con la sim 4G, 5G, comunque la sim card, il piano, ecco, dati a consumo dello smartphone, potrai andare ad usufruire gratuitamente delle traduzioni. Ti faccio vedere come traduce nel concreto. Allora, esistono quattro modalità di traduzione, ok? Modalità simultanea, modalità di ascolto, modalità altoparlante e modalità tocco. Utilizzando una sola auricolare, che è quella L, ok? L'applicazione ci sblocca solo due modalità, ed è modalità ascolto e modalità altoparlante. Ascolto, ok, clicchiamo. Modalità introduzione ci dice di avvicinare il telefono alla sorgente da tradurre. Bene, prova ora, ok. Ci dice se dobbiamo consentire la registrazione di audio, sì, mentre usi, consentire all'app di ragazzi, purtroppo dobbiamo consentire tutto per farla funzionare, anche il microfono e anche la posizione. Ecco, questo ragazzi mi sta molto molto antipatico. Odio ragazzi quando mi devono obbligare a dargli tutti questi permessi, anche tra parentesi, volendo, permessi inutili, perché il permesso a telefonare, alle chiamate, perché? Posso capire il permesso al microfono, posso capire anche perché il permesso alla posizione GPS. Provo con l'altra auricolare. Bene, prendo il microfono 2, i miei bei microfonini, ok, e li metto vicini, molto vicini. Alziamo il volume al massimo. Allora, dobbiamo selezionare la lingua da italiano a inglese, ok? Ripeto, online, perciò online ragazzi ci sono tantissime lingue disponibili. Inglese, USA, chiudiamo, perfetto. Dal momento in cui io vado a cliccare sul tasto centrale, ok? Il tasto centrale è appunto il microfono. Clicco e da questo momento in poi lui mi farà la traduzione
ok? Non in tempo reale, ragazzi, perché prima la trascriverà sul display. Infatti, se vedi, te lo faccio comunque vedere anche qui, sul display, ragazzi, ho tutta la trascrizione di quello che sto dicendo. Per sentire l'audio, vediamo se riesco a fartelo sentire tramite quest'altro microfonino. Spero, ragazzi, questo esperimento vada a finire bene. E perciò, in teoria, già state sentendo la traduzione. Eccola qui, che parte quando ti fermi, ok? Siccome io parlavo in continuazione, lui trascriveva, però ancora non era partita. Quando io mi sono fermato, lui è partito. Ok, since I was talking continuously, he transcribed and transcribed. But she hadn't left yet. Senti? Senti? Benissimo, traduce molto molto bene. Ora proviamo un'altra lingua. Prendiamo sempre modalità ascolto, perciò ciò che chi sente è il nostro microfono dello smartphone, ok? Perciò vi consiglio di mettere sempre, come già anche dice l'app, di mettere lo smartphone vicino, ok, a chi parla. Proviamo cinese, cinese tradizionale, indietro, bene. Ragazzi, questa sarà la prova del 9. Bello, il cinese, una lingua non tanto semplice, però ora vi farò vedere come la sintesi vocale accoppiata alla trascrizione e traduzione tramite l'app riuscirà a tradurre veramente tutto ciò che io vi sto dicendo. Anche perché, ragazzi, sentite l'audio e leggete anche cosa c'è scritto. E a quanto pare è tutto. E a quanto pare tutto ciò che io dico viene trascritto. Ci può essere, ragazzi, un errore davvero davvero piccolissimo, però per la maggiore ci siamo. Possiamo provare un'altra lingua. Torniamo indietro e prendiamo tedesco o portoghese o francese. Prendiamo francese. Bene, ragazzi, questo è lingua francese. Vedete la traduzione che è perfetta, la trascrizione, ragazzi, veramente non sbaglia una parola, o meglio, potrebbe anche sbagliare, ma io non ho la velocità di poter parlarvi, ok, mantenere un discorso composto, in più leggere lì, non riesco. Questo lo vedremo successivamente in fase di editing, ok? E vi farò sapere alla fine se realmente ha trascritto bene e se ha tradotto bene. Un'altra modalità è modalità altoparlante. Modalità altoparlante cosa fa? Questo, ora te lo faccio vedere. E allora andiamo a cliccare prova ora. Ok, mettiamo italiano. Allora, ragazzi, stiamo provando la modalità altoparlante, ok? Modalità altoparlante con lingua francese, perciò mi tradurrà da italiano a francese. Gli diciamo dal display chi è che sta parlando, l'italiano o il francese, cliccando sul microfono. Io da questo momento in poi sto trascrivendo, meglio l'app sta trascrivendo tutta la lingua italiana, ok? Che successivamente andrà a tradurre. Ti faccio vedere. Quando si finisce di parlare si riclicca di nuovo e lui sa che il discorso è finito e passa alla traduzione. Ok, in questo momento, ok, sta traducendo, la sentite? Bene. Allora io posso, volendo, anche selezionare l'altro auricolare. Ok, se io prendo questo, intanto si attiva, diventa verde lampeggiante. Quando diventa verde fisso si è connesso con lo smartphone, perciò con l'app. Per tradurre da italiano a francese utilizza l'altoparlante della cuffietta.
per tradurre da francese a italiano utilizza l'altoparlante dello smartphone. Italiano. Ok. Ok. Allora, ragazzi, per chi io consiglio questo prodotto? Ragazzi, questo prodotto è super versatile per tutti, non solo per chi viaggia, ragazzi, perché se ci pensate, cioè oggi tutto il mondo virtuale online gira su multilingua, già anche stesso YouTube. Quante volte ti capita di cercare qualcosa, voler vedere qualcosa in lingua italiana non lo trovi? Poi cerchi, ricerchi e lo trovi in inglese, lo trovi in francese, lo trovi in tedesco, ok? Con questi e con la sua app dedicata vi potete vedere video, film, qualsiasi cosa sia, da tutte le lingue a italiano. Ragazzi, io l'ho testato, l'ho provato e funziona benissimo. Perché? Lo smartphone ascolta, l'applicazione trascrive, quando sente una pausa nel discorso traduce e te lo manda in cuffia, ok? Solo per questo è il piccolo ritardo. Se non ci fosse stata la trascrizione, comunque tutti questi passaggi, può essere che poteva essere più real time. Però ragazzi, ripeto, non è un problema, l'importante è fare attenzione e si riesce senza nessun problema a comprendere. E poi anche stesso, ragazzi, la traduzione è fatta bene, capta perfettamente, ragazzi, la voce, trascrive benissimo, ragazzi, e traduce anche bene. Complimenti ai ragazzi di Time Kettle. Ragazzi, tutti questi nomi inglesi, io che non ho una pronuncia di quelle assurde, mi trovo non tanto bene. Comunque, vedi, bello, sotto in descrizione vi lascio il link. Niente ragazzi, poi funzionalità dell'applicazione ce ne sono tante altre, cioè noi ne abbiamo vista qualcuna così, ma sempre tramite l'applicazione, sempre tramite l'uso delle auricolari, ok? Ne prendo una sola e che vi ricordo che qui dietro c'è l'USB Type-C per ricaricare la basetta, questa funge da power bank, ok? Se voi andate a fare per esempio in modalità ascolto, avete 1, 2, 3, 4 icone in basso, ok? Tramite queste icone potete andare a fare tante cose, ragazzi. Per esempio, potete intanto quella centrale blu, già abbiamo visto che serve per fare la registrazione, se e compare, come vedi, la barra sonora, ok? Perché sente il suono e lui crea quella barra sonora. Se la riclicchiamo, smette di captare l'audio. Pausa, possiamo mettere pausa. E qua ci dice, in base alla tua abitudine di fare pausa tra le frasi quando parli, regola la lunghezza delle pause in modo che la punteggiatura delle frasi sia più precisa. Perciò possiamo anche fare questa regolazione, che grazie a questa regolazione, ragazzi, lui potrebbe tradurre non aspettando una pausa lunga, ma lasciando, diciamo. E infatti vedi, già qui è più, non ti dico proprio immediato, ma possiamo dire che traduce molto più velocemente. Poi ambiente, se clicchiamo ambiente possiamo regolare il rumore ambientale, silenzioso, abbastanza silenzioso, predefinito, abbastanza rumoroso o rumoroso. Nel mio caso, io, se non ci sono rumori, utilizzo predefinito. Se ci sono dei rumori, delle altre voci, per esempio siamo in un bar, eccetera, eccetera, mettiamo abbastanza rumoroso
o rumoroso completo parla più forte possibile in ambienti rumorosi per poter il sistema captare e capire la tua voce e tradurre solo la tua voce, no tutto ciò che sente in giro. Lo lasciamo comunque così. Font, possiamo scegliere la dimensione dei font, più grande, più piccolina, e poi ci sono le impostazioni, rumore ambientale, dimensione font, il volume dell'auricolare, ok, possiamo regolarlo, possiamo ragazzi fare tanti tanti setting. Quest'app ragazzi è davvero fatta bene. Unica cosa che, come ti ho detto, non mi piace è che vuole troppi permessi e che ti obbliga anche a utilizzare il GPS. Questo ragazzi non mi piace. Odio tutte le app che mi obbligano ad attivare il GPS. Le odio. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero ti sia piaciuto. Sotto in descrizione vi lascio il link con il prezzo riservato solo a voi. Ragazzi, per questo video è tutto. Ciao belli a tutti e al prossimo video.